sempre, eternamente. Benedetto tu sei, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti amiamo e ti ringraziamo. Siamo veramente felici di iniziare una giornata all'insegna della lode, del ringraziamento, anziché della polemica, della rabbia e di altri sentimenti che non ci devono appartenere ed è possibile grazie a te. E oggi una parola di quelle che ci danno un respiro. Venite a me, voi tutti che siete affaticanti ed oppressi, ed io vi darò ristoro. Venite a me. Wow. Sapere che in ogni tempo, e soprattutto nel tempo che siamo meno simpatici, meno piacevoli, meno gioiosi, meno pieni di pace, c'è qualcuno che ci accoglie, per noi è un indice di una speranza straordinaria. Venite a me. Veramente, io penso anche tutte le volte che magari vediamo qualcuno che sappiamo che è carico di problemi, che è carico di difficoltà, e vediamo che si sta chiamando, lo incontriamo per strada, non abbiamo quel sorriso splendente come quando vediamo una persona piena di gioia, piena di entusiasmo che incontriamo. Buona giornata, gioia, ti sei mancata ieri. E invece il Signore ci dice sempre: venite a me, venite a me. E mi accorgo di come è necessario in alcuni momenti uscire da dove siamo e andare in un altro luogo, che a volte non è tanto un luogo fisico quanto un luogo spirituale, venire a Lui. Invece a noi a volte capita che usciamo da un luogo, però non andiamo dal Signore e poi pretendiamo di avere lo stesso risultato come se fossimo andati dal Signore. Invece ancora oggi tu sei chiaro: venite a me. Bandite quelli che lo scimmiottano, banditi le situazioni che dicono, che nominano il suo nome, ma che di fatto non portano lui, non portano meglio a lui. Bandite quelle situazioni dove in teoria andiamo col Signore. No, il Signore proprio in una semplicità estrema, in una chiarezza estrema dice: venite a me. Proprio come quando mi viene in mente da piccoli, no? Ci si fa male e la prima cosa che fai è cerchi le braccia della mamma. E quell'abbraccio della mamma diventa proprio un luogo di guarigione, un luogo di ristoro, un luogo di tutto. Ecco, forse anche noi proprio in quei momenti di difficoltà siamo come quei bambini che hanno problema, hanno vissuto un dolore forte e abbiamo necessità delle uniche braccia, dell'unico cuore, dell'unico luogo dove sia disposti ad ascoltarci nella verità, nell'unico posto dove c'è ristoro, che è in Cristo Gesù. E oggi è ancora altro tempo di riflessione, di rigenerazione, ma non solo una riflessione perché dobbiamo continuare a pensare, a farci del male, ma tutti questi momenti che ci fermano perché possiamo davvero vivere tutta la pienezza di tutta la grazia di cui lui è portatore, di cui lui è la stessa fonte. E quindi oggi, dove siamo andati noi? Io me lo voglio chiedere, le volte che cercavo ristoro e non l'ho trovato, le volte che cercavo conforto, consolazione, le volte che cercavo guarigione e ho cercato di trovarlo e poi invece magari sono tornata a casa ancora più carica di sconforto, di malessere, perché magari mi aspettavo da alcune persone, da alcune situazioni, da alcune realtà. Abbiamo anche speso soldi a volte. Io ricordo nei miei anni indietro, prima di conoscere Gesù, ho speso un sacco di denaro per andare a fare corsi di qualsiasi genere che mi proponevano la ristrutturazione, la restaurazione totale della mia vita, e in realtà sono tornata a casa con un sacco di malessere ancora più alto, perché in più, cioè in meno, avevo soldi rispetto a prima di essere andata in quel luogo. Invece quando ho conosciuto il Signore ho capito questo venire a Lui, questo luogo definitivo, questo luogo preciso, questo luogo ineccepibile, questo luogo sempre aperto, questo luogo sempre
disponibile, questo luogo sempre amorevole, questo luogo sempre misericordioso, questo luogo sempre, e sempre ognuno ci può mettere tutto quello che gli serve, perché con Gesù è sempre così. E quindi ancora oggi io ringrazio Dio e lo ringrazio, voglio ringraziare insieme a voi. Sono sicura che in questo coro di lodi siamo in molti a poter dire ringraziamo Dio per aver conosciuto il Signore Gesù Cristo, questo luogo di questa realtà spirituale che ha dato un centro alla nostra vita, ma quantomeno ha dato un'accoglienza totale, ha dato un luogo di ristoro. E quindi oggi è una giornata straordinaria, oggi anche San Francesco, che al di là di come ha vissuto la sua vita, sicuramente ha fatto esperienza di questo. Auguri a tutti Francesco e Francesca, che davvero il nome che portiamo possa avere un significato nella vita, cioè stare una vita, un significato nella vita perché è una vita piena di significato, non semplicemente perché il nostro nome ci dà un significato, ma perché la nostra vita diventa piena di significato e significa. Cioè diventa un segno vivo, vivificante per le persone che incontriamo. E quindi esattamente come è stato per noi incontrare Gesù. Cioè la nostra vita ha preso un significato ed è diventato un significato, un segno visibile. E quindi come non ringraziare il Signore, come non ben gloriarlo, come non davvero aprire il nostro cuore ancora oggi e vivere questa giornata straordinariamente bella, perché sappiamo dove andare, non siamo delle pecore perse, non siamo o perse o disperse, ma siamo delle pecore che hanno un pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. In ogni tempo, anche se il tempo non è facile, perché anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Anzi, proprio lì in quella valle oscura, se oggi ci sei, trovi l'esperienza di avere qualcuno che cammina con te, il consolatore per eccellenza, Gesù Cristo, colui che non ti lascerà mai solo, che non ci lascerà mai soli. E questa è una certezza che stabilizza la nostra vita in fondamenta veramente di pace straordinaria, perché qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, in qualsiasi tempo, lui c'è ed è lì per noi. E quindi buongiorno a te, Gioia, un abbraccio a tutti, tante benedizioni, un buon weekend. Proponetevi già col cuore di viverlo nella grazia di Dio, nella sua benedizione, e sono certa che il Signore non mancherà di stupirci nel nome di Gesù. Buona giornata e tante lodi, tante benedizioni, tante glorificazioni, sempre eterne, continue, per ogni cosa, anche se ci prendono per pazzi, non ce ne importa niente, né quello che importa è innalzare te. Lode, lode, lode e benedizione a te.